A Rincontro, rassegna dedicata all'attualità organizzata a Riccione, ha partecipato il deputato del Movimento 5 Stelle Alessandro Di Battista. Ascoltiamolo. Il Movimento 5 Stelle chiede di essere messo alla prova. Noi abbiamo due ricette, il reddito di cittadinanza e il microcredito. Noi ci tagliamo gli stipendi e stiamo creando dei fondi che possono sempre essere più grandi grazie anche al taglio dei soldi della casta. Microcredito, quindi finanziamento alle piccole e medie imprese che sono il 90% del tessuto economico d'Italia. Il deputato Alessandro Di Battista a Riccione parla ai cittadini delle proposte del Movimento 5 Stelle per combattere la crisi economica e la disoccupazione in Italia che Di Battista spiega si attesta ai livelli del 1977. All'evento organizzato nell'ambito della prima edizione della rassegna Rincontra, che fino al 23 agosto presenta i protagonisti dell'attualità, ha partecipato anche la consigliera regionale del Movimento 5 Stelle, Raffaella Sensoli, preoccupata per la riorganizzazione della sanità in Emilia-Romagna. A seguito della conferenza Stato-Regioni, l'Emilia-Romagna ha firmato il patto per i tagli alla sanità in tutta Italia di 2,35 miliardi di euro. Colpiranno l'Emilia-Romagna per 173 milioni di euro. Siamo preoccupati per i servizi essenziali ai cittadini, anche perché in Emilia-Romagna siamo in fase di riordino. Stiamo aspettando il piano di riordino ospedaliero dall'assessore Venturi e abbiamo il timore che verranno ridotti e depotenziati ulteriori reparti ospedali in tutta la regione.